In vetrina è Natale che verrà, i negozi del centro pronti a ripartire dopo 20 giorni di stop imposti dalla zona rossa. Speranze e sensazioni dei commercianti che sperano di condividere la ripresa delle attività con i loro clienti. È stata dura, rivelano, ma ora non disperdiamo il senso e la magia del Natale. L'entusiasmo è sempre tanto, anche se c'è stato un tourbillon di situazioni che ci hanno lasciato con un punto interrogativo. Eravamo pronti ieri, eravamo pronti a riaprire ieri, ma nulla di fatto. Speriamo che l'ultima domani si riapre e l'entusiasmo è tanto. Abbiamo addobbato come sempre le nostre vetrine, questo Amazon non lo fa. E ne avevamo bisogno, ne hanno bisogno i commercianti che versano in una situazione difficilissima e per quanto possibile sono solidale con loro. Siamo pronti, pieni di speranza, vediamo la gente come vedrà la riapertura, se sarà depressa, se sarà gioiosa. È stata durissima, durissima. Quest'ultimo mese non ci voleva proprio, perché eravamo già reduci da una brutta stagione estiva, quindi stavamo allora cercando di riprenderci. Io spero che tutto vada bene un po' per tutti noi e in generale spero tanto che la gente si senta un po' più risollevata, non tanto per i tempi che corrono, perché sappiamo che sono quelli che sono, però giusto per il fatto che andiamo incontro adesso alla festività del Natale, che spero sia sempre bella e piena di magia come sempre, insomma. Io mi aspetto un bel movimento, nel senso che vogliamo stare in compagnia, vogliamo essere di aiuto per risollevare i cuori, gli animi, gli spiriti di noi tutti, insomma. Da questo Babbo Natale speciale cosa si aspetta? Ma diciamo che forse più per i bambini, mi farebbe proprio piacere che loro si sentissero più felici, più gioiosi, perché penso che hanno in qualche modo, insomma, avvertito qualcosa che non è andata bene quest'anno. Il mio messaggio è sempre di positività per le persone, per i clienti, per tutti quelli che ci vogliono venire a trovare, perché il Natale lo devono vivere nella gioia e nell'amore e nella felicità che ci dà solo questo periodo dell'anno. Vi aspetto tutti domani per festeggiare con voi finalmente questo rientro in campo.